Riscatto immediato, pronta risposta, vittoria da grande squadra qual è? Per il Napoli, per la capolista di Luciano Spalletti. 3 punti fondamentali nel match delle ore 18, aspettando la pronta risposta del diavolo. Questa sera il big match attesissimo di questa 17ª giornata. Tra pochi minuti alla Scala del Calcio a San Siro. Milan contro Roma. Da una parte la formazione rossonera di Stefano Pioli, dall'altra la formazione giallorossa del rientrante José Mourinho. Ragazzi, gol, spettacolo, tante emozioni. Polemiche, tantissime polemiche quest'oggi a Marassi fin dalle battute iniziali, lo possiamo dire tranquillamente perché l'arbitro, il fischietto palermitano Rosario Abisso, è stato il grande protagonista, colui che ha deciso nel bene e nel male il match di Marassi. Vittoria meritata, vittoria sicuramente meritata. Meritatissima per il Napoli di Luciano Spalletti, che è riuscita comunque a sbloccare un match non semplice nei primi 20 minuti con il guizzo da vero attaccante, da rapace d'aria, qual è per Victor Osimhen, che diventa il secondo africano dopo Weah a segnare almeno 10 gol per 3 stagioni consecutive. 10 gol alla sua prima stagione in maglia partenopea, 14 lo scorso anno e in questa terza stagione con la maglia azzurra siamo già arrivati in doppia cifra. 13 presenze, 10 reti per l'attaccante nigeriano che sfrutta al meglio il cross radente preciso di Mario Rui. Ripartenza iniziata proprio da un'apertura di Victor Osimhen, la corsa con grande grinta da parte di Mario Rui, che serve un pallone con il contagiri a Victor Osimhen che sblocca il match al 20esimo. Ma per arrivare al minuto numero 20 dobbiamo comunque tornare leggermente indietro, perché dopo appena 100 secondi, dopo poco più di un minuto, c'è un contatto sospetto in area tra Murru e Anghissa. Si prosegue, il gioco però viene fermato e Abisso va al VAR per rivedere l'episodio. Calcio di rigore per il Napoli. Ci sono tantissimi, tantissimi dubbi su questo fischio da parte del fischietto palermitano. Agli 11 metri si presenta Matteo Politano, grandissima risposta. Da una portiere pararigori, qual è? Per Emil Haudero, l'ex bianconero si allunga sulla destra di Politano e devia il pallone sul palo, fa esplodere letteralmente Marassi, grande protagonista che ha ricordato Gianluca Vialli quest'oggi con un bellissimo striscione all'inizio del match, bomber campione, leggenda. Tutto questo per Gianluca Vialli nel giorno in cui sto anche ricordando comunque anche Sinisa Mihajlovic. Ultime settimane drammatiche per il calcio italiano, per il calcio in generale, per tutti gli amanti dello sport. Tornando comunque al match, abbiamo detto dell'episodio dopo pochi secondi, il contatto tra Murru e Zambo Anghissa che viene comunque fischiato dall'arbitro. Rosario Abisso, l'errore clamoroso, incredibile, che non ti aspetti da parte di Matteo Politano, freddissimo in questa prima parte di stagione. La partita prosegue con l'occasione per Elmas, imbucata ancora da parte di Mario Rui, e grandissima risposta
di Meret, il dodicesimo sul sinistro dell'ex Hellas Valerio Verre. Colpo di testa a lato di Newington, quindi doppia chance per i blucerchiati. Altra chance per Victor Osimhen sul cross di Di Lorenzo. Alza sopra la traversa un attento Audero e poi il gol del vantaggio, come detto, che da un'azione che inizia con l'apertura di Osimhen che chiude sul cross perfetto da parte di Mario Rui, cross con il contagio da parte del terzino lusitano. Al 22esimo grande chance per Kvaratskhelia, al 23esimo ci prova dal limite dell'area di rigore Zambo Anghissa. Arriviamo al minuto numero 39, contatto con Osimhen che parte come una freccia e viene letteralmente steso al limite dell'area di rigore mentre stava per entrare all'interno dell'area da Thomas Rincon. Per Abisso non ci sono dubbi. Rosso diretto per l'ex centrocampista del Grifone, ex peraltro anche giocatore bianconero. Quindi Sampdoria in 10 uomini, a cui viene comunque anche falcidiata quasi tutta la difesa con i cartellini gialli nel corso del primo tempo. Grande chance con il diagonale mancino di Kvaratskhelia che fa tremare letteralmente il palo e poi all'inizio della ripresa dentro Zanoli, ex di turno appena passato in maglia blu cerchiata e Djuricic. Ci sono cambi da una parte e dall'altra con Lozano e Zielinski per Luciano Spalletti, l'occasione per Lobotka al minuto numero 66, doppia chance per Lozano prima e Dombele poi con la conclusione, entrambe le conclusioni alte sopra la traversa. Contatto poi al 77esimo, c'è un tocco di mano in aria da parte di Ronaldo Vieira. In questa occasione non ci sono dubbi, calcio di rigore netto. Ancora una volta Abisso al VAR, questa volta dagli 11 metri non c'è Matteo Politano, ma si presenta Elif Elmas, quarto gol per il trequartista, per il fantasista macedone che alla fine dei conti chiude la partita di Marassi e regala 3 punti d'oro al Napoli di Luciano Spalletti, che quindi si presenterà venerdì sera nel big match attesissimo dello stadio Diego Armando Maradona con 7 punti di vantaggio sulla Juventus di Max Allegri. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!